commette o dove lei immagina di aver sbagliato. Il tradimento, ovviamente, è una parola forte. Io mi sono sentito tradito da questa città, cioè dall'indifferenza di dire sempre a tutti: guardate che c'è un problema, c'è un problema, c'è un problema, c'è un problema, e trovare, ripeto, veramente pochissime persone che si siano veramente impegnate, che abbiano tentato di combattere contro questo muro solido che gira intorno. Il problema è che in questa città, quando hai un'idea, un sogno, te lo fanno passare levando di l'acqua piano piano. Cioè non c'è neanche il coraggio di dirti: no, guarda, non si può fare. Ecco, Roma è ancora troppo la città del se può fare. Purtroppo questo è un paese, una parte di Roma, un aspetto di Roma che a me non piace. Perché, ripeto, preferisco che mi venga detto di no, piuttosto che mi faccia perdere tempo e soprattutto risorse. Quindi diciamo che le tante promesse fatte all'inizio, le valutazioni estremamente ottimistiche, mettiamola così, che avevano animato la mia scelta di portare la pallavolo, di investire così tanti denari in una pallavolo a Roma, e così tanto impegno, perché poi guardate, veramente il problema dei soldi è relativo. Io purtroppo per la pallavolo ho rubato tempo a un'azienda e a una famiglia, e quello dà più fastidio del denaro, ve lo assicuro. Il denaro poi lavorando, se non è capace, riesce comunque a rifarlo. L'importante è che non lo butti. Il tempo nella pallavolo, a parte le partite, a parte qualche cosa all'interno, veramente spesso e volentieri era proprio buttato. Quando si andava a parlare con gli sponsor, quando si andava a parlare con alcune istituzioni, soprattutto del comune o del CONI, che cercavano di risolverti un problema e che si dichiaravano disponibili. Poi è ovvio, in queste strutture si trovano sempre invece delle eccezioni, che sono quelle che ti aiutano poi, io ne vedo qui in mezzo in questa stanza, ce ne stanno due o tre eccezioni che ti aiutano poi ad avere la forza e la voglia di ricominciare a sentire parole, a sentire chiacchiere. Dove ho sbagliato? Probabilmente ho sbagliato a non comprendere qual era la dimensione possibile della pallavolo a Roma certa, sicura e libera. E quindi pensare immediatamente a 1-1, pensare immediatamente di rivoluzionare in così poco tempo. Però poi quando tenti di rivoluzionare hai bisogno di un arco temporale giunto il quale tu tiri una riga. E dici: rispetto a 2 anni fa, che passi avanti ho fatto? Ecco, vi assicuro che rispetto a ieri sera i passi avanti erano veramente minimali. Questa mattina qualcosa si è smosso, per carità di Dio. Forse, ripeto, è anche un modo di fare che non mi si confà. Tanti gridano, me ne vado, lo usano strumentalmente. Ecco, a me piacerebbe non perdere tempo a urlare. Cioè, il problema c'è, si può risolvere, bene, si risolve. Non si può risolvere, non si risolve, ma voglio chiarezza e risposte. Diciamo che ho avuto più risposte stamattina tra le 9 e le 11 di quante ne abbia avuto in 2 anni. Questa è la nostra città.